Rimpasto di giunta ufficiale, l'ingresso di Paolo Benini. Il sindaco De Mossi su sportelli, i motivi li sappiamo io e lui. Operazione Alias, scoperta maxi frode e sequestri anche a Siena. Per lo sport la Robur Siena si prepara alla sfida contro il Renate. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. È ufficiale la nuova assegnazione delle deleghe a seguito del rimpasto di giunta che ha visto la rimozione di Massimo Sportelli. Al suo posto entra, come anticipato da settimane, Paolo Benini, cui vanno sport e scuola. I lavori pubblici prima assegnati a Sportelli vanno invece a Sara Pugliese. L'organigramma e la nuova distribuzione delle deleghe nel servizio di Simona Sassetti. Dal comune di Siena arriva la nuova composizione ufficiale della giunta. Come già noto, Massimo Sportelli è fuori dal gruppo amministrativo, mentre Paolo Benini ne entra a far parte con le deleghe a servizi all'infanzia, istruzione, università, formazione e sport. La delega ai lavori pubblici e protezione civile è invece stata assegnata ufficialmente a Sara Pugliese, legata alla lista Senaperta, che lascia politiche giovanili, pari opportunità, servizi informatici, innovazione e comunicazione, promozione della città, cittadinanza attiva ed internazionale e fondi europei a Clio Biondi Santi. Il rimpasto è arrivato al termine di un lungo braccio di ferro con il sindaco De Mossi, che a più riprese aveva chiesto a Sportelli di lasciare l'incarico e che al contrario aveva chiesto chiarimenti al primo cittadino sui motivi della sua decisione. Il sindaco nella sua comunicazione mi ha parlato di valutazioni strategiche, aveva detto ieri Sportelli in conferenza stampa: a me non è stato detto che ho lavorato male, a questo punto sono disposto a sacrificare il mio profilo politico, ma sono pronto a preparare qualsiasi battaglia per salvaguardare il mio profilo etico e civico. Si è opposto con forza al rimpasto Federico Minghi di Voltiamo Pagina, che ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della commissione sport in aperta polemica con la decisione di sostituire l'assessore con Paolo Benini. Polemiche anche dal gruppo di opposizione di Per Siena. Il sindaco di Siena si dichiara civico, si legge nella nota stampa, eppure i fatti lo smentiscono. Appena buttato fuori dalla giunta, l'unico assessore realmente estraneo ai tradizionali partiti, il quale con i suoi 2500 voti gli ha permesso di vincere le elezioni amministrative. Il sindaco Luigi De Mossi, a margine della presentazione di AgriFood, ha risposto alle esternazioni dell'ormai ex assessore Massimo Sportelli, affermando di volergli bene ma che i fattori li conoscono soltanto loro due. Ciò che succede nel Miglio Verde, ha detto, rimane nel Miglio Verde. Il servizio di Andrea Mari. È di questa mattina l'ufficialità dell'ingresso in giunta comunale di Paolo Benini. A seguito dell'uscita di scena di Massimo Sportelli, non poche critiche sono state indirizzate al sindaco De Mossi, che questa mattina, a margine della conferenza stampa di AgriFood Next, ha rilasciato ai nostri microfoni un commento alle parole dell'ex assessore Sportelli, che ieri pomeriggio in conferenza stampa ha esposto la propria posizione. No, non ho niente da rispondere. Io con i miei assessori, a Massimo li voglio molto bene, e quando ci sono dei cambiamenti sono legati ad altri fattori, non certo per la mancanza di stima nei confronti delle persone, non è nella mia cifra fare questo. I fattori sono, lo sappiamo io e Massimo Sportelli, e non c'è nient'altro da dire, francamente. Ma la gente deve solo valutare se questa amministrazione è un'amministrazione che sta facendo il bene della città o meno, è solo questo. Credo che ciò che succede nel Miglio Verde rimane nel Miglio Verde. Noi siamo estremamente trasparenti, se pensate che questa amministrazione non sia trasparente, in via Rinaldo Franci c'è la Procura della Repubblica e tutti gli atti che non sono trasparenti li mandate alla Procura della Repubblica. È molto semplice la cosa. Noi siamo estremamente trasparenti. Le amministrazioni parlano con atti. Grazie. Il rimpasto di giunta che ha coinvolto Massimo Sportelli sta avendo risvolti polemici anche in seno alla maggioranza. Federico Minghi di Voltiamo Pagina ha rassegnato le proprie dimissioni oggi da presidente della commissione sport, in aperta polemica con la decisione di sostituire l'assessore con Paolo Benini. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. Retto nei confronti soprattutto del nostro elettorato, del mondo civico. E poi anche un senso di responsabilità, perché credo che almeno il sindaco e comunque questa maggioranza possano decidere di poter far ricoprire questo ruolo a una persona alla quale magari hanno più fiducia di me. Ecco, lei in una nota stampa però ha detto che con questo nuovo assetto si perde anche il contatto con i cittadini. Sì, questo infatti vorrei ribadire che sono fermamente convinto in maggioranza ovviamente,
ma che questa è stata un po' la posizione del gruppo e soprattutto la mia in questi ultimi giorni, perché fondamentalmente con questo nuovo assetto di giunta si rischia di perdere il contatto con quel mondo, con quell'elettorato che ha permesso al sindaco Luigi De Mossi di vincere le elezioni. Ecco, ha parlato anche di nomi discutibili, insomma si voleva voltare pagina proprio con queste mosse di palazzo. Secondo lei, insomma, si sta anche tradendo quello che è stato promesso agli elettori? Sì, io a me piace soprattutto andare in giro per i quartieri e stare tra la gente, e quindi poi la polemica spicciola non interessa. Mi interessa stare tra la gente e capire cosa vogliono le persone. Le persone amano la trasparenza in tutte le cose e amano sentirsi rappresentate al meglio. Alcune volte sicuramente l'amministrazione ci riesce, altre volte, come in questo caso, a mio parere, a mio modo di vedere, sicuramente certe scelte sarebbero state potute fare diversamente. Andare subito tra la gente, lavorare per le persone per risolvere i problemi che quotidianamente ci vengono sottoposti, e a noi non interessano i giochi di palazzo, e quindi è bene stare tra le persone e risolvere i problemi reali. Adesso la cronaca: operazione Alias, scoperto dalla squadra mobile della questura di Reggio Emilia e di Siena il meccanismo fraudolento di alcune aziende per ottenere contributi dalla regione. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili tra Reggio Emilia e Siena, appunto riconducibili a un noto imprenditore emiliano. Simona Sassetti. Riuscito ad ottenere illecitamente 137.000 euro di finanziamenti pubblici dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Toscana, grazie a documenti genuini, validati dai comuni, ma che riportavano in realtà identità fittizie con tanto di fotografie, nelle quali si travestiva con occhiali e parrucche, spacciandosi per un italiano nato all'estero, un facoltoso imprenditore reggiano che opera nel settore energetico, fotovoltaico e agricolo, è indagato per truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento della prostituzione. L'operazione Alias è coordinata dai PM Jacopo Berardi, condotta dalla squadra mobile della questura di Reggio Emilia e da quella di Siena, ha portato a un sequestro disposto dal GIP, appartamenti, terreni, società, conti correnti e 137.000 euro di finanziamenti pubblici ottenuti per l'attività agricola. L'inchiesta è scaturita da alcuni controlli in uno degli appartamenti, poi sequestrato a ridosso del centro dove si esercitava la prostituzione. L'analisi di conti correnti e società accesa a nome delle identità inesistenti hanno fatto emergere un complesso meccanismo fraudolento mediante il quale le società fantasma, esistenti solo sulla carta, ottenevano l'erogazione di oltre 135.000 euro di contributi. Con il medesimo meccanismo era già stata ottenuta l'erogazione di ulteriori 200.000 euro. Il versante toscano veniva seguito dalla squadra mobile della questura di Siena, che ha accertato che una delle aziende coinvolte aveva dei terreni a Badia San Salvatore e che aveva percepito indebitamente oltre 150.000 euro di contributi non dovuti dalla regione toscana. Sono state oggetto di provvedimento ablativo le aziende testate all'identità di comodo create dall'imprenditore. Torniamo a parlare di Whirlpool, che è pronta a ritirare la procedura di trasferimento e prolungare la produzione a Napoli. L'annuncio arriva a poche ore dall'avvio della procedura di cessione del sito campano di via Argine e alla vigilia di una manifestazione dei sindacati di domani a Napoli. Ce ne parla il segretario generale della FIOM CGIL, Massimo Onori. Questa mattina abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte dell'azienda, che si dice pronta a ritirare la cessione di ramo d'azienda che aveva avviato, e ricordo che la Whirlpool ci aveva comunicato che dal 1 novembre avrebbe cessato le attività del sito di Napoli. Questo è un primo, diciamo, risultato della lotta dei lavoratori, che ci consente di riavere le condizioni per risederci a un tavolo. Tant'è vero che anche l'azienda auspica che nei prossimi giorni possiamo essere riconvocati dal MISE per riaprire questa lunghissima trattativa. Che succederà non lo sappiamo, perché rammento che è da maggio che questa partita è aperta, quindi se non si è giunti ad una conclusione positiva fino ad oggi, evidentemente anche i prossimi 5 mesi a questo punto abbiamo, perché la Whirlpool ci ha detto che darà tempo fino a marzo per aprire questa discussione. Evidentemente non è una discussione semplice. È chiaro che avere più tempo ci consente anche di poter esplorare su Napoli delle soluzioni fino ad oggi che sul tavolo non erano presenti. Su Siena e sugli altri stabilimenti italiani ci consente di provare così a blindare quel piano industriale sottoscritto ad ottobre scorso e che la Whirlpool sta mettendo in discussione.
Cambiamo argomento, innovazione, sostenibilità e redditività del settore agroalimentare saranno al centro di AgriFood Next, l'evento che si svolgerà a Siena il 15 e 16 novembre al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, dove saranno protagonisti il mondo della ricerca, le imprese, le istituzioni e le organizzazioni del settore agroalimentare. Sentiamo. Si svolgerà a Siena il 15 e 16 novembre 2019 nel complesso museale del Santa Maria della Scala AgriFood Next, l'evento organizzato da Segretariato Italiano di Prima, Fondazione Quali Vita, Università di Siena e Comune di Siena, dove saranno protagonisti del dibattito imprenditori, innovatori, esperti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni, operatori e studenti. Sì, torna il tema generale dell'innovazione, torna a Siena una discussione importante che in questi anni è stata anche una sorta di mantra dell'agricoltura italiana, cioè quella dell'innovazione all'insegna della sostenibilità. Soprattutto noi a Siena, attraverso le nostre filiere, siamo all'avanguardia per quello che riguarda proprio l'innovazione, soprattutto per mio punto di vista, come Fondazione Quali Vita, ci occupiamo di prodotti DOP e GP. In questi ultimi anni questi prodotti, queste filiere hanno dimostrato di essere le più innovative, perché per stare sui mercati oggi non basta solo la tradizione, ma ci vuole anche l'innovazione, innovazione tecnologica e gestionale. Quindi come Fondazione Quali Vita porteremo l'esperienza di questo comparto che tanto fatto bene al Made in Italy, alla Toscana, in particolare a Siena, con i suoi vini, con i suoi prodotti, e cercheremo di capire come migliorare e come andare avanti in un confronto con la ricerca, con l'università, con le istituzioni e le organizzazioni. Entreranno in vigore da luglio 2020 i nuovi tetti al contante e l'applicazione obbligatoria delle sanzioni sui POS. Ma come valutano questa novità i commercianti senesi? Siamo andati a chiedere, sentiamo. Tra i numerosi interventi di carattere fiscale posti al centro dell'attenzione del governo figurano quelli finalizzati alla lotta all'evasione. Fra gli obiettivi vi è la riduzione dell'uso del contante mediante incentivi e sanzioni legate all'uso dei mezzi di pagamento elettronici POS. Il piano messo a punto dall'esecutivo, il cosiddetto cashless, si muove su più direzioni. Da un lato si vuole incoraggiare il consumatore ad utilizzare carte di credito e bancomat, dall'altro si vuole invogliare, o meglio obbligare, artigiani, esercenti e professionisti in genere all'impiego degli strumenti idonei a gestire i pagamenti elettronici. Per noi vecchiarelli la cosa è un po' seria, capito? Però bisogna andare col tempo, bisogna andare. Io sono contro perché non sono aggiornato, però voi giovani, il vostro mondo, bisogna darvi una mano, la penso così. Poi quello che è giusto o no, non lo so. Quindi sareste pronti, diciamo così? No, per forza, come mentalità no, però bisogna un po' aggiornarsi, avete ragione voi, penso io. Ed ecco che nel decreto fiscale spunta, a partire dal 1 giugno 2020, il bonus per gli esercenti che accettano pagamenti elettronici. A questo si accompagneranno nuove sanzioni in caso di mancata installazione del POS. Si avvia inoltre la lotteria sugli scontrini per i consumatori che effettueranno acquisti tramite carte o bancomat. Sì, è molto comodo e già lo facciamo da tempo e ci troviamo molto bene. È l'unico modo per combattere l'evasione fiscale. Smetto di vendere giornali, perché se devo pagare il POS, cioè le tasse c'è sul POS, e devo guadagnare 10 centesimi a giornale, i giornali se li vanno a comprare in banca o se no a Montecitorio. Ecco, da luglio però sarà obbligatorio, quindi come si mette la storia? Facciano loro, io smetto di vendere giornali, tutto qui. Non c'è altro da dire. Se o abbassano o levano le spese dei POS o se no, tutto qui. Io non vendo più giornali. Un network di professionisti specializzati nel trattamento dello scompenso cardiaco al fine di promuovere una migliore presa in carico con pazienti affetti da tale patologia. Questo è l'obiettivo di percorsi assistenziali nello scompenso cardiaco, aspetti clinici e organizzativi a confronto. Sentiamo. Un network di professionisti specializzati nel trattamento dello scompenso cardiaco al fine di promuovere una migliore presa in carico dei pazienti affetti da tale patologia. Questo è l'obiettivo di percorsi assistenziali nello scompenso cardiaco, aspetti clinici e organizzativi a confronto. A presiedere il convegno è il professor Anuccio Nuti, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e della UOC Medicina Interna e della Complessità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, che ha parlato di come viene affrontata questa patologia al Policlinico Santa Maria alle Scotte, anche e soprattutto nei pazienti complessi e con comorbidità. Ma in tutti questi anni come
come direttore della medicina interna abbiamo gestito una patologia così grave e importante come lo scompenso di cuore, finalizzando i nostri interventi non solo alla risoluzione appunto del quadro clinico, ma anche tenendo conto delle molteplici comorbidità che si accompagnano allo scompenso di cuore. La medicina interna si occupa strutturalmente anche di scompenso di cuore, perché questa patologia spesso si associa ad altre patologie, mi viene da pensare al diabete, mi viene da pensare all'insufficienza renale, quindi è proprio un'area dove l'internista può svolgere al meglio la propria missione. Ci spostiamo a Castelnuovo Berardenga, 7 spettacoli, 2 serate letterarie e 3 eventi dedicati agli spettatori più piccoli. Sono questi gli appuntamenti in programma al Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga con la stagione teatrale 2019-2020 progettata e promossa dall'amministrazione comunale insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus con la collaborazione dello Stanzone delle Apparizioni. Sentiamo a tal proposito il sindaco Fabrizio Nepi. Sì, avrà inizio tra poco la stagione teatrale di Castelnuovo Berardenga. Da questo lunedì è possibile abbonarsi alla nostra stagione teatrale contattando il numero 0577 351 345, corrisponde alla segreteria del Teatro Vittorio Alfieri, oppure visitare direttamente il sito del Teatro Vittorio Alfieri. Diciamo che l'evento di punta sarà la presenza di Federico Buffa, probabilmente uno dello storytelling più importanti d'Italia, tutti noi lo conosciamo per gli importanti spettacoli che fa su Sky raccontando le storie dello sport, ma le storie anche di vita degli sportivi. A Castelnuovo presenterà uno spettacolo legato forse a uno dei momenti, a una delle immagini sportive più importanti dello scorso secolo, cioè la gara dei 200 metri dove gli atleti americani salgono sul podio dei vincitori con la mano alzata in segno di protesta. In quegli anni di lotta, qualche mese prima ci fu appunto l'assassinio di Martin Luther King, quindi sarà uno spettacolo simbolo anche di un'epoca passata e però ripropone temi assolutamente attuali. La stagione teatrale di Castelnuovo, diciamo, non guarda solo ad avere grandi nomi, ma anche a trarre famiglie. Infatti nel periodo natalizio ci saranno degli spettacoli dedicati alle famiglie, soprattutto ai bimbi, per cercare di far diventare il teatro e le nostre attività culturali sì un luogo di arte, ma anche un luogo di aggregazione, di socialità, dove le famiglie possono stare insieme e trascorrere pomeriggi. Il consigliere del Partito Democratico Simone Bezzini ha presentato un'interrogazione regionale per sollecitare ANAS ad intervenire sul tratto della Siena-Firenze all'altezza di Badesse. Sentiamo. Basta disagi alla circolazione all'altezza di Badesse sulla Siena-Firenze. A chiedere il ripristino della piena funzionalità del tratto del raccordo autostradale sull'autopalio è il consigliere regionale del PD Simone Bezzini, che su questo ha depositato un'interrogazione a risposta scritta in cui chiede ad ANAS di attivarsi affinché il traffico torni a scorrere all'altezza di Badesse nel comune di Monteriggioni. Dopo il tragico incidente dello scorso maggio, spiega Bezzini, si è creata una situazione di notevole disagio della circolazione a pochi chilometri da Siena. È tempo di intervenire per tornare alla normalità. Bezzini nell'atto ripercorre tutta la vicenda che ha portato la carreggiata ad essere dapprima chiusa e dopo ristretta a causa dei danni arrecati al guardrail dal pullman che lo scorso 22 maggio uscì fuori strada. Oggi, aggiunge il consigliere regionale, dopo 5 mesi non sembra ancora stato fatto alcun intervento di ripristino della piena funzionalità del tratto in questione. In particolare, non sarebbe stato ancora sostituito il guardrail danneggiato a seguito dell'evento. Bezzini spiega che la situazione complessiva del raccordo autostradale Siena-Firenze presenta da sempre caratteristiche strutturali di forte criticità dal punto di vista tecnico ed il parziale restringimento della carreggiata a pochi chilometri da Siena, appunto nel tratto di Badesse, è un ulteriore elemento di difficoltà per la circolazione dei mezzi. È importante, conclude Bezzini, che quanto prima la viabilità venga ripristinata. Ci spostiamo a Poggibonsi, dove ha preso vita l'associazione Valdelsana Il Masso. Sentiamo i fondatori Mauro Mori, Daniele Chiti e Claudio Mascagni. L'associazione Valdelsana Il Masso nasce come un incubatore di tanti progetti.
ovvero dal servizio infermieristico a domicilio, inserimenti lavorativi, collaborazione con aziende artigiane, collaborazione anche con altre associazioni con cui faremo anche delle raccolte fondi. C'è appunto il servizio a domicilio, il servizio badanti, un consultorio matrimoniale, tutti i servizi utili, diciamo così, alla comunità e che tutti i cittadini possono sfruttare, naturalmente tutti i cittadini che sono associati, ecco. A breve sarà intrapresa un'iniziativa molto interessante, che è la raccolta fondi per acquistare un biriluminometro transcutaneo per l'ospedale di Campostaggia. Questa iniziativa partirà da Bella Vista, che momentaneamente è sprovvista di dottori o altri servizi. Da lì la farmacia Fabbrini farà da apripista per quanto riguarda la raccolta fondi, che coinvolgerà tutte le associazioni, o quantomeno il più possibile associazioni poggibonsi e limitrofe, e permetterà l'acquisto di questo prodotto per, da poter inserire all'interno dell'ospedale. Questo prodotto serve per limitare il danno a bambini per quanto riguarda le punture sotto il tallone per misurare la bilirubina, e quindi è una cosa molto interessante e importante da portare, soprattutto fondamentale, all'interno dell'ospedale di Campostaggia. L'associazione si propone molti obiettivi. Il primo è stato già detto, il secondo sono corsi di formazione di lavori, vecchi mestieri che stanno scomparendo. Quindi per fare questo avremo bisogno di una sede fissa, che attualmente non abbiamo, siamo solo ospitati, e di una collaborazione anche di altre associazioni con cui collaborare appunto per i nostri diversi obiettivi. La Fondazione di San Pietro a Colle Valdelsa ha consegnato a 15 studenti della Valdelsa una borsa di studio di 1000 euro ciascuna. Filippo Tecce. Una borsa di studio di 1000 euro ciascuna, messa a disposizione dalla Fondazione Conservatorio di San Pietro per 15 ragazzi della Valdelsa, studenti che hanno ottenuto il diploma nell'anno scolastico 2018-2019 con voti eccellenti. Il bando, per il quale bisognava presentare domanda entro il 20 di agosto, prevedeva la premiazione di almeno uno studente per istituto, anche se non tutti hanno partecipato. Presenti alla cerimonia le più alte cariche civili e militari, oltre ai dirigenti degli istituti scolastici e dai sindaci dei comuni di Colle di Valdelsa, Poggibonsi, Certaldo e Barberino Tavarnelle. La Fondazione Conservatorio di San Pietro ha tra i suoi obiettivi quello di accompagnare gli studenti più meritevoli nel loro percorso di crescita educativa e professionale, ha spiegato la presidente Annalisa Nencini. Ci occupiamo anche della promozione, della conservazione e della valorizzazione di opere d'arte e lo svolgimento di attività culturali. È notizia recente, infatti, che la Fondazione Conservatorio di San Pietro si prenderà in carico, su richiesta dell'amministrazione comunale, i costi di una parte del restauro di un'opera di Giovan Battista Naldini che si trova all'interno del Museo San Pietro. L'intento, dice Nencini, è di portare un contributo concreto per accrescere e rendere noto il nostro patrimonio artistico e culturale. Durante la cerimonia di consegna delle borse di studio, il sindaco Alessandro Donati ha ribadito il valore e la qualità degli istituti superiori di Colle Valdelsa come di una vera e propria eccellenza per il territorio. Scoperta dalla Guardia di Finanza una società agricola operante in Val d'Orcia e in Val di Chiana che ha evaso il fisco per circa 300.000 euro nel 2018 e che ha retribuito in nero gli oltre 60 braccianti che lavorano nella società. I dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Le fiamme gialle senesi hanno scoperto un sistema evasivo nel settore agricolo. È stata individuata una società in attività tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana, nei confronti della quale i militari, con l'ausilio delle evidenze scaturite dalle banche dati del corpo, hanno potuto ricostruire un sistema evasivo che ha visto il coinvolgimento di due soggetti economici riconducibili alla stessa compagine sociale. Gli investigatori si sono trovati di fronte a dati da analizzare e incrociare che in prima battuta hanno consentito di ricostruire oltre 300.000 euro in un anno di ricavi non dichiarati. I militari hanno quindi segnalato la situazione all'Agenzia delle Entrate per procedere alle sanzioni finalizzate al recupero delle imposte evase. Il sistema evasivo, secondo le fiamme gialle, si articolava in parte mediante l'emissione e la non registrazione di fatture, in parte mediante riscossioni totalmente in nero di prestazioni lavorative realizzate dalla società. Nel corso della verifica, le società madre finanziarie hanno trovato una contabile in nero parallela a quella ordinaria. Parte dello stratagemma adottato consisteva nel riutilizzare più volte la stessa numerazione su più fatture emesse, con l'inserimento nella contabilità ufficiale di quella con l'importo meno elevato. L'azione investigativa ha consentito anche di scoprire come i dipendenti, oltre 60 braccianti agricoli, tutti formalmente assunti in modo regolare, fossero in realtà retribuiti in larga parte in nero. Sono comunque ancora in corso approfondimenti delle posizioni fiscali irregolari, al fine di individuarne la provenienza e il reimpiego.
La mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi inizierà giovedì 1 novembre con un'anteprima a Montisi. Poi sabato 9 novembre l'apertura ufficiale degli stand a San Giovanni d'Asso con la prima cena di gala. Sentiamo a tal proposito il consigliere regionale Stefano Scaramelli. Autunno, tema di ritorna il tartufo, San Giovanni d'Asso ripropone una festa che ormai è diventata una tradizione perché insomma il prodotto, quello bianco e pregiato, è uno dei migliori che c'è in Toscana. Diciamo senza togliere niente agli altri che è il prodotto migliore, il prodotto per eccellenza, perché tartufo bianco che proviene dal territorio di San Giovanni d'Asso, oggi comune di Montalcino, è un'eccellenza unica non soltanto per la Toscana ma per l'Italia e in tutto il mondo. È ricercato, sta crescendo, quest'anno a livello della comunicazione, delle relazioni esterne della festa ha fatto un ulteriore salto di qualità in avanti. La regione Toscana è al fianco di questa produzione che va tutelata, va difesa, va valorizzata e va innescato un meccanismo che consente a tanti imprenditori di fare un elemento importante anche della propria attività, senza ledere ovviamente l'esperienza delle associazioni che nel territorio ha reso questa anche un'attività di carattere ludico, ma nel frattempo può essere un grande volano di sviluppo per un territorio che coniuga a questo punto il tartufo insieme al vino come elemento di eccellenza dei prodotti agricoli toscani. Ci spostiamo adesso a Chiusi, dove la raccolta differenziata è la più efficace del territorio. In un anno è salita di quasi 15 punti percentuali. Francesca Campanelli. Nel comune senese di Chiusi in un anno la percentuale di raccolta differenziata è salita di quasi 15 punti, arrivando a sfiorare quota 80%. I dati, che si riferiscono al 2018, fanno del comune etrusco quello più virtuoso dell'intero Alto Toscana Sud, che comprende, oltre a quella di Siena, anche le province di Arezzo e di Grosseto. È stato possibile con un grande lavoro di squadra, innanzitutto con la partecipazione attiva di tutto il nostro tessuto sociale della nostra comunità, a partire dalle associazioni di volontariato, dalla cittadinanza, dalle aziende, dall'impresa, dalla commercio. Dalle strutture ricettive, da tutti coloro che ovviamente abitano nel nostro comune e fanno parte della nostra comunità e che hanno condiviso con la nostra amministrazione l'idea, ecco, di costruire un futuro in cui la raccolta differenziata premi tutta quella parte di comunità che differenzia il rifiuto, che riduce la parte indifferenziata e che aumenta la parte buona del rifiuto, perché la parte buona del rifiuto può essere riutilizzata, trasformata con processi industriali e portata a mercato. Molti stanno parlando di green economy, blue economy, plastic free, economia circolare, sono tutti temi, questi che abbiamo affrontato anche oggi, sono tutti temi in agenda da parte della comunità europea, da parte dello Stato, del governo, dalla regione toscana e anche dalle nostre amministrazioni. Il vero grande tema è declinare questi obiettivi con la consapevolezza che per farlo, che è il futuro, dobbiamo costruire degli impianti industriali nuovi che siano capaci di trattare la parte buona dei nostri rifiuti e trasformarla in un prodotto che possa dare nuova vita, nuovo mercato, nuovi posti di lavoro a questi territori. Per quanto riguarda lo sport, dopo la sconfitta in casa per mano della Pro Vercelli, la Robur Siena sarà impegnata domenica in trasferta contro Renate, uno scontro diretto fondamentale per la classifica. Filippo Meiattini. Continua per la Robur l'avvicinamento al big match di domenica, che vedrà la squadra di Dalcanto impegnata in trasferta contro una diretta concorrente per il secondo posto, il Renate. Fino a qui i neroazzurri hanno conquistato 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, con una differenza gol davvero impressionante. Difatti sono la squadra che ha subito meno reti in campionato, solo 7, a pari merito con la capolista Monza. I numeri del Siena non sono altrettanto eccelsi, ma tra le sicurezze acquisite in questo inizio di stagione c'è sicuramente l'affidabilità difensiva, merito del trio Panizzi, D'Ambrosio e Baroni, con Buschiazzo sempre pronto a dare un'alternativa di qualità. Proprio Eric Panizzi, il difensore classe 1994, originariamente terzino sinistro ma adattato con ottimi risultati nel trio davanti a Confente, ha commentato la sfortunata sconfitta di domenica contro la Pro Vercelli, che mantiene momentaneamente la Robur in sesta posizione. Primo tempo di alto livello, penso, facendo tutto quello che abbiamo provato e ci è spesso venuto. Secondo tempo è stato un po' meno pulito, però abbiamo giocato 90 minuti dentro la loro metà campo e ci è mancato solo di buttarla dentro. Come ha detto il mister, è dura da digerire, però dobbiamo pensare che abbiamo fatto 7 risultati utili in fila e oggi la prestazione l'abbiamo fatta noi e quindi la strada è quella giusta e dobbiamo ricominciare da qua. Magari un po' di malizia in più ci voleva, però fare fallo, buttarla fuori prima che eravamo andati in possesso noi, però non si può recriminare niente.
No, no, qui sta bene, sta benissimo. C'è una società importante, c'è una squadra importante, uno staff importante, quindi penso che stiamo facendo bene per quello che produciamo sul campo e si vede. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora l'appuntamento come di consueto è con le previsioni del tempo e a seguire con il nostro Andrea Radi e Planet Basket. Poi c'è la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 torna Giovanni D'Agostino con Mondo Dilettanti. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.